Buonasera e benvenuti a questa prima puntata della nostra nuova rubrica Universo Steiner. La prima puntata la vogliamo dedicare alla medicina antroposofica e per questo abbiamo l'onore di avere qui in studio, lo avete appena visto inquadrato, il dottor Stefano Gasperi che è il segretario generale della Società antroposofica in Italia. Benvenuto grazie grazie dell'invito io la ringrazio tantissimo davvero di essere intervenuto oggi anche perché lei è molto impegnato mi stava raccontando adesso che insomma proprio per questo suo incarico sta viaggiando molto anche all'estero e inoltre viene da Trento per cui insomma davvero grazie di cuore per essere qui con noi in questa sera così speciale poi no? che è l'inaugurazione della, della rubrica dedicata a questo mondo eh, meraviglioso prima di eh, spiegare che cos'è la medicina antroposofica quando è nata e eh, vorrei sapere lei eh, qual è il significato della me medicina antroposofica oggi, qual è la sua valenza, poi daremo tutte, tutti i dettagli. Ma la medicina antroposofica, poi ne parleremo più diffusamente, nasce in fondo eh, nel 1920 storicamente, quindi è una medicina molto recente e direi che la, la base fondamentale eh, è l'insoddisfazione di un gruppo di medici che non si ritrovava in quella concezione di stampo riduzionistico, materialistico, che, con cui si cerca di comprendere l'uomo, che è la base della medicina moderna, e quindi si rivolse a Rudolstein per cercare se non fosse possibile, con le sue intuizioni, poter ampliare la medicina. De fatto, la medicina antroposofica non si è mai posta in alternativa, in opposizione alla medicina ufficiale. Per esercitare la medicina antroposofica bisogna essere a tutta... Eh, diritto, eh, laureati in medicina e chirurgia, essere abilitati e quindi si è sempre proposta come un ampliamento della medicina moderna. Eh, medicina antroposofica, quindi, nasce nel 1920, si è rapidamente diffusa eh, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, oggi è praticata pressoché in tutto il mondo con la maggior concentrazione evidentemente in Europa. Vorrei anche ricordare che in Germania la medicina antroposofica è riconosciuta a pari livello della medicina convenzionale. Noi in Germania abbiamo dei grandi ospedali, molto più grandi dell'ospedale civile di Trento, ospedali convenzionati in cui si cura qualsiasi tipo di patologia con un ottimo livello di medicina tradizionale, però con la possibilità di avere una cura come medicina antroposofica. Ecco, tra l'altro in Italia invece c'è soltanto una clinica, vero? In Italia esiste la solo la Casa di Salute Raffael, che è stata fondata assieme a dei colleghi circa 30 anni fa, che esiste a Roncenio, a Valsugana, vicino a Trento, che era il vecchio edificio, il vecchio compartimento termale ancora dell'impero austro-ungarico, che è stata trasformata in una casa di cura dove abbiamo la possibilità di curare moltissime patologie con tutti i presidi della medicina antroposofica. E ecco lei mi diceva che in questo luogo ci sono delle acque termali molto particolari, molto efficaci a 360 ⁇ Sì, la peculiarità del, delle acque termali eh, di Levico e Roncegno è di essere acque uniche al mondo nella loro composizione, sono acque estremamente mineralizzate con una forte concentrazione di ferro, soprattutto rame d'arsenico, e eh, questa mirabile composizione fa sì che queste acque, e di questo esiste un'amplissima documentazione empirica, clinica, eh, abbiano uno spettro d'azione che quasi abbraccia eh, gran parte della patologia umana. Cioè, a differenza delle Molte altre acque termali di cui l'Italia è ricca e piena, che hanno uno spettro terapeutico abbastanza limitato, vuoi per malattie del fegato, malattie della pelle, malattie dell'apparato urinario. Le acque di arsenicali di Levi Coroncegno sono una specie di, di rimedio che abbraccia tutto l'uomo nella sua compagine. Quindi potremmo dire, per usare una metafora, riesce ad armonizzare l'essere umano nelle condizioni, in quelle condizioni di disequilibrio che noi indichiamo come malattia. Una specie di rimedio universale. E questo rispecchia esattamente quella che è per definizione la medicina antroposofica, sì. che si occupa della persona in quanto corpo, anima e spirito. C Certo. E questo è anche ciò che distingue la medicina antroposofica eh, dalla medicina tradizionale. Magari distingue non è il termine giusto, ma sì, lascio come, a lei la parola per spiegare meglio questo concetto. Come dicevo prima, eh, eh, si pone sempre come un ampliamento del, dell'arte medica, nel senso che va anche storicizzata l'origine della medicina antroposofica che si colloca nella, in quel grande processo di rinnovamento che Rudolf Steiner ha portato alla cultura. Penso che Rudostan, penso di dirlo con tutta oggettività, si possa considerare come il più grande innovatore non solo del XX ma del XXI secolo, una personalità ancora in gran parte da scoprire, perché lui non è che ha rinnovato o ha fondato una nuova medicina, ha rinnovato ogni branca del sapere, superando quella che a uh, fine Ottocento, inizio del Novecento era ancora una grande frattura nella cultura occidentale che persiste ancora oggi che è la frattura tra materia e spirito, tra dogma dell'empiria e dogma della rivelazione, tra fede e scienza. Questa frattura che in realtà crea così tanti problemi nel mondo di oggi, Rudolf Steiner ha introdotto un metodo per andare oltre e ricucire questa frattura. Ecco, visto che è tornato lei sull'argomento, visto che quella di stasera è la prima puntata dedicata a Steiner, si chiama Universo Steiner questa rubrica, come dicevamo. Ci può dire qualcosa su questo personaggio e su quando è nata la medicina sì. antroposofica con lui e con la dottoressa Ita Beckmann, giusto? Beh, Rudolf Steiner nasce eh, in Austria allora era ancora impero austro-ungarico nel 1861 e muore nel 1925, quindi vive a cavallo di un periodo molto particolare, un periodo anche drammatico: perché in mezzo c'è stato il conflitto della prima, guerra, della prima grande guerra mondiale che ha sconvolto tutti gli ordinamenti socioculturali e politici dell'Europa, ha mandato in frantumi tutta l'Europa. E quindi eh, Steiner in realtà si pone in questa epoca e il suo intento principale, se così posso riassumerlo in breve, è stato quello di superare quello che allora era l'apice o la culminazione della concezione positivistica, materialistica del mondo, che aveva portato già tutta una serie di problemi in ambito sociale. E forse nella medicina si vedevano o si vedono ancora oggi le conseguenze più gravose, cioè questa eh, visione dell'uomo che è completamente appiattito riduzionisticamente alla sola dimensione materiale. Perché questa è l'antropologia che è la base della nostra medicina ma anche della nostra pedagogia. Vorrei ricordare che Rudolf Stanner è stato anche un grande innovatore pedagogico. La pedagogia Waldorf, oggi diffusa in tutto il mondo, nasce nel 1919 grazie ai suoi impulsi. E quindi Steiner in qualche modo restituisce all'uomo quella dignità che aveva sempre avuto nel passato, perché si riconosceva l'uomo nella sua triplice natura come corpo, anima e spirito, come tre entità distinte e solamente dalla comprensione di come queste tre parti dell'uomo si intessono dentro l'uomo stesso nasce la possibilità di una comprensione di che cos'è la malattia e quindi anche un'altra possibilità di, di una terapia. Ecco, ma come cura? Tornando alla medicina antroposofica, come si curano i malati? So che ci sono tante forme di terapia particolari, ma prima di tutto vorrei chiedere quali sono i rimedi, i farmaci, le medicine che utilizza la medicina antroposofica. Sì, eh, forse un'ultima piccolissima premessa. Certo. Io dico sempre, per quello che eh, Rudolph Staner ha sempre parlato di un ampliamento della medicina e, di un, e non di un'alternativa A, mm. perché quando si parla di medicina alternativa risulta discriminante sia per una buona medicina tradizionale che per le cosiddette medicine alternative. Io dico sempre non esistono tante medicine diverse, esiste la medicina con la M maiuscola intesa come quell'arte o quella scienza professata da persone competenti che hanno fatto della loro vita o hanno come compito nella loro vita quello di curare le persone in condizione di malattia. E quindi non c'è una medicina nera e una medicina bianca, una che cura con la natura e un'altra che cura con la chimica, certo è vero anche questo, ma non è l'elemento principale. L'elemento primario si potrebbe dire, tornando alla sua domanda, è una risposta diversa alla domanda che ogni paziente chiede al medico, soprattutto quando è una malattia grave: ma perché a me? Cosa ha a che fare questa malattia? E qui c'è una grande differenza, come aveva già fatto notare il grande psichiatra Carl Jaspers, tra Erklären e Verstehen, che in tedesco vuol dire tra spiegare e comprendere. Dice la scienza spiega i fatti. Comprendere è un'altra cosa, perché comprendere vuol dire trovare un senso, la scienza questo non, non è in grado di farla. E quindi dicevo, oh, la differenza principale è quindi una comprensione profonda che io cerco di dare al senso di una malattia che colpisce quella persona durante quel percorso biografico, in quel momento della sua vita, e poi da questo nasce un, un primo, una prima risposta fondamentale a quanto lei mi chiedeva. Cioè che in fondo la differenza fondamentale tra la medicina, come abbiamo imparato all'università, e la medicina antroposofica non è tanto nell'uso del rimedio, certo anche qui c'è una differenza, ma è in un fatto fondamentale che nella medicina tradizionale, non riuscendo a comprendere perché l'uomo sa male, uomo e malattia sono separati. Quindi di conseguenza il paziente, non eh, ritenendolo corresponsabile del perché si è ammalato, è uno spettatore passivo. Quindi da fuori ar devono arrivare tutte le misure che mi risanano. Sappiamo che questo non riusciamo a farlo, riusciamo in maniera ottimale a fare delle buone terapie sintomatiche. Nella medicina antroposofica invece... Eh, Teniamo presente, ed è un elemento fondamentale della nostra antropologia, che uomo e malattia si appartengono intimamente. Quella malattia particolare ha a che fare con me e con la mia biografia. È una domanda aperta della mia biografia che devo svelare e quindi questo vuol dire che se ho una corresponsabilità nella mia malattia, devo avere anche una corresponsabilità nel processo di guarigione. Quindi il paziente è parte attiva del suo processo di guarigione e non semplicemente un consumatore passivo di farmaci. Questa attivazione in fondo della, delle forze di risanamento. Noi abbiamo studiato, tutta la, la facoltà di medicina è, è basata sul concetto di patogenesi, conosciamo moltissimo di ciò che fa malare l'uomo. Negli ultimi decenni in Europa si fa valere un altro concetto, in Italia ancora poco noto, che è un concetto di salutogenesi, cioè indagare non ciò che fa malare l'uomo, ma ciò che lo rende sano. Quindi potremmo dire che la medicina antroposofica fa leva sulle naturali forze salutogenetiche presenti in ognuno di noi. Poi se lei vuole sapere o mi chiede che cosa usiamo, potrei in maniera molto rapida dire... Eh, noi trattiamo l'uomo secondo corpo, anima e spirito, ma sì. non come tre elementi separati, perché questi sono integrati l'uno nell'altro. Io adesso sto parlando, i miei pensieri lei non li vede, neanche se mi mette sotto una risonanza magnetica riesce a vederli. Eppure per me sono più reali del braccio o della mano che mi toccano. Quindi siamo sempre compenetrati uniformemente di questi tre aspetti. Allora potremmo dire: noi abbiamo. Un corredo farmacologico in cui usiamo sostanze che vengono da tutti i tre regni della natura, quindi, il mondo minerale ci offre un'infinità di di sostanze del quarzo, l'oro, questo è un bellissimo cristallo di quarzo che è una sostanza assolutamente inerte. Io posso mangiare etti di quarzo, vengono abbandonati dall'intestino senza lasciare traccia, non è velenoso, eppure trattato farmacologicamente esprime un potenziale terapeutico si straordinario. si dei principi attivi, è giusto? Non, non principi attivi, termine. perché noi consideriamo sempre eh, ogni essere vivente è una totalità. Mm. Questa è di nuovo la grande differenza. Magari forse riuscite a proiettare quell'immagine del Giorgione, in cui volevo in maniera provocatoria mostrare questa integrazione tra medicina ufficiale e medicina antroposofica e non come antagonisti, dicendo questo: il Cervino è una montagna che, se la guardo dal versante italiano e dal versante francese, mostra due aspetti diversi, la stessa montagna. Io qui ho i tre filosofi del Giorgione. Posso avvicinarmi a questo quadro in cui l'artista ha voluto comunicare qualcosa con due metodi diversi: un principio analitico in cui la complessità del quadro si perde nella complessità della frammentazione e della specializzazione. È quello che fa oggi la scienza. No? Comincio a grattarvi il pigmento, ne faccio l'analisi chimica, lo la metto sotto il microscopio, trovo tutte cose vere, ma non è che capisco il quadro, oppure posso. Non ho bisogno di avvalermi né del laboratorio chimico né di estrarre i principi attivi, ma con una capacità intuitiva forse riesco a cogliere nella totalità quello che l'artista voleva dire. Qui in fondo abbiamo due scienze diverse che si possono integrare. Abbiamo la scienza, la medicina tradizionale o le scienze naturali che devono le loro grandi scoperte innegabili a questo principio analitico in cui però alla fine rischio di frammentare la realtà. È una visione, potremmo dire oggi con un termine forse abusato, olistica, in cui comprendo un fenomeno nella sua totalità. E quindi quando siamo partiti dalla domanda riguardo al quarzo, le avevo fatto una, un distingo sul concetto del principio attivo. Quando noi usiamo... Un rimedio del mondo vegetale, che, che quindi è un patrimonio enorme di, di piante medicinali, non andiamo a ricercare il principio attivo perché opereremo sulla pianta già un processo unilaterale. La pianta è vero che ha tante tante sostanze in sé, ma così come noi abbiamo tanti organi, tante cellule, ma siamo un'unità. Io sono un io, lei è un io. C'è un elemento unitario all'interno di questa composizione. E quella è la mia specificità o la sua. Quindi la camomilla, l'arnica, la bella donna, io posso estrarre i principi attivi, però poi ho un principio unilaterale e quindi noi eh, prendiamo l'insieme di un essere, di un organismo come totalità e questo nasce da un'altra premessa fondamentale che è un pensiero di base di, di Steiner, della medicina antroposofica che ogni processo di malattia nell'uomo è un processo di natura metamorfosato? Questa è una domanda che non è per nulla scontata se consideri che anche nella medicina tradizionale, anche se non ce ne accorgiamo perché hanno dei nomi, delle formule chimiche, gran parte dei rimedi che noi usiamo tutti i giorni nella medicina tradizionale li abbiamo estratti dalla natura. Gli antibiotici sono delle muffe, il taxolo che usiamo per curare i tumori è una sostanza vegetale. Quindi, la domanda che potrebbe essere scontata, ma non lo è, come mai ciò che nell'uomo indichiamo come malattia in natura trova la possibilità di una guarigione? E questa domanda non è possibile rispondere se non si arriva a porsi una, una domanda ancora più profonda: che legame intimo c'è dal punto di vista evolutivo tra uomo e natura? E Allora, quindi noi, questo è un aconito, è una delle piante più velenose che c'è in natura, una grande pianta medicinale, quindi rimedi minerali, rimedi vegetali e rimedi animali. Anche il mondo animale offre una serie di rimedi straordinari, la formica ad esempio, l'ape, eh, la seppia officinalis piuttosto che eh, l'ostrica, sono tutti rimedi di cui non ci avvaliamo. Questa diciamo è la parte medicamentosa che non agisse solo sul corpo, perché eh, questo vorrebbe dire di nuovo sezionare l'uomo in più parti. I nostri rimedi, proprio perché non vengono estrapolati o, o estratti dal loro principio unitario, hanno una ridondanza in tutto l'essere umano. Anima e corpo, così, per così dire, cioè funzioni psichiche e processo vitale, si condizionano entrambe. Io posso modificare un processo psichico e ottenere un effetto fisiologico o posso agire sulla fisiologia dell'uomo e modificare la, la vita psichica. Ecco, dottor Gasperi, quelli di cui ci ha parlato adesso, che abbiamo visto comunque, sono eh, tutti rimedi che poi verranno somministrati al paziente tramite pastiglie, punture, creme. Ci sono però altri presidi terapeutici? Sì un grande serbatoio di terapeutico è rappresentato dalle terapie artistiche. Vorrei dire come premessa che la medicina antroposofica è un sistema di medicina, cioè abbiamo una tavolozza di possibilità terapeutiche, non dico illimitate, ma estremamente vaste, per cui il medico antroposofo ha la fortuna di disporre di tanti presidi terapeutici. Nell'intervallo, prima dicevo così quasi umoristicamente, a volte eh, consigliare una poesia, un buon libro può avere un risultato terapeutico stupefacente molto più di un farmaco, no? se ho l'intuizione giusta. Quindi noi abbiamo oh, questo grande eh, ambito delle arti terapie o terapie artistiche che hanno un duplice vantaggio. Sono delle forme, potremmo dire, di eh, psicoterapia individuale autonoma, cioè il paziente è attivo in un processo di risanamento, quindi è una psicoterapia elegante che non va come nelle psicoterapia tradizionale a rinvangare il passato, ma parte dalla condizione del presente in cui il paziente si trova e lavora verso il futuro. E quindi il paziente è protagonista attivo in questo processo, un processo di guarigione che non avviene in questo caso attraverso la sostanza medicamentosa o attraverso una psicoterapia classica che anche noi, di cui noi ci possiamo avvalere, ma avviene attraverso uno strumento artistico, perché e ogni arte diciamo, si rivolge a parti diverse dell'essere umano, se io lavoro col colore, con l'acquarello, è diverso se lavoro col foglio bagnato, col foglio asciutto, se faccio lavorare il paziente con il bianco-nero, col carboncino, oppure se lavoro con l'argilla, oppure con la pietra. Mi rivolgo a parti diverse dell'uomo, quindi le terapie artistiche tutta prima nell'arte non è un'attività cerebrale, è un'attività in cui fondamentalmente è la vita di sentimento, è la vita emozionale dell'uomo che trova un rispecchiamento e quindi... Il paziente dipinge, se adesso parliamo della terapia artistica, della pittura, dipinge sempre la sua malattia o il suo disagio. Il terapista artista è un po' come un radiologo che guarda una lastra, il profano non vede nulla, vede solo delle macchie. Il radiologo dice no, qui c'è un inizio di polmonite o c'è un nodulo. L'arte terapeuta è educato nel leggere il segno, il modo in cui tratta il colore, la topografia del, del movimento sul foglio e da lì poi. Il paziente, fatta una diagnosi, che è una diagnosi di tipo, potremmo dire, estetico, e entra in un processo, che è un processo artistico, ma nella misura in cui compie questo processo avviene una trasformazione dentro di sé. Queste sono le arti più di tipo figurativo, poi abbiamo due grandi arti straordinarie che sono state date da Rudolf e questa è l'euridmia che è un'arte che eh, accomuna in sé, è una specie di Gesamtkunstwerk, di opera d'arte totale, perché ha elementi dell'architettura, elementi della pittura, perché vedete c'è il colore, c'è la parola, c'è la musica e c'è il movimento. Tutto in un'unica arte, questa la conosciamo come espressione artistica, in questo caso una compagnia artistica, viene fatta come materia fondamentale in tutte le scuole Waldorf. Come attività educativa, e poi c'è la variante terapeutica, che, come terapia individuale, sempre su prescrizione del medico, è una potente arma terapeutica. Poi abbiamo l'arte della parola, la musicoterapia. Se vogliamo completare la tavolozza, e poi per concludere, c'è anche potremmo dire la parte spirituale nella medicina antroposofica, che non è niente di nuovo. Che cosa intendo per parte spirituale? Intende l'accompagnamento che il medico fa eh, alla malattia del suo paziente nel cercare di darne un'interpretazione e quindi attraverso quello che è il colloquio, l'ascolto del paziente possono venire date delle direzioni o dei consigli per modificare la propria vita. Ecco, volevo aggiungere, visto che siamo ormai in chiusura di questa prima puntata, eh, un altro eh, dato, fatto interessante, cioè che per esempio le neuroscienze hanno confermato quanto Steiner diceva eh, all'inizio del 1900. No? Ci sono dei riscontri eh, a, a, queste, a queste anticipazioni di, di questo grande personaggio che lei ci ha descritto prima. Sì, è vero. Devo dire la verità. Io mi occupo da più di 40 anni del pensiero di Steiner. Devo dire che molte cose che ho letto tanti anni fa, che ho prese, come potremmo dire, fideisticamente con... Dicendo sì, sarà vero, nel tempo, tutta una serie di affermazioni che lui fece quasi ormai cento anni fa, abbastanza stravaganti all'epoca, ma anche quando le lessi io, nel tempo, tutta una serie di intuizioni vengono costantemente confermate. Quindi anche questo grande problema oggi delle neuroscienze, no? il conflitto tra mente e cervello, sono la stessa cosa o non sono la stessa cosa? Allora diciamo c'è il tentativo di una scienza riduzionistica che Si arrocca in una posizione dogmatica che è quella di pensare che l'uomo è solo costituito di materia e che quindi anche tutte le funzioni cosiddette superiori dell'uomo, le funzioni della coscienza, siano il risultato di processi organici. Stanis si è sempre ribellato a tutto questo dicendo: un conto è dire che anche per le mie funzioni psichiche ho bisogno di un piano organico che, che me le permetta, ma un conto pensare che è l'elemento fisico che produca anche la coscienza. E le neuroscienze, io eh, recentemente ho letto anche eh, molti libri sulle ricerche più recenti, stanno a poco a poco smantellando questa visione riduzionistica, mostrando come in realtà... Ha detto un grande autore, tutti i sistemi organici viventi sono caratterizzati da una gerarchia di elementi in cui a ogni piano gerarchico emergono delle qualità, e questo in termini tecnici viene chiamato emergenze, vuol dire che emergono delle qualità che sono eh, come dire, garantite dal piano sottostante ma non sono riconducibili ad esso. Faccio solo un esempio, il cristallo di neve non è riconducibile all'acqua, nemmeno l'acqua è riconducibile a due gas che la compongono, che è l'idrogeno e l'ossigeno. Ci accompagnano delle qualità che vengono chiamate emergenze, che sì, vengono giustificate dal piano sottostante, ma è qualcosa di nuovo. E quindi se noi portiamo avanti questo livello, come hanno fatto degli insigni studiosi recentemente, la vita emerge dalla materia. Quindi ha bisogno di una base materiale, ma dire che la materia che produce la vita è un errore grossolano, così come la coscienza emerge dalla vita. E queste nuove eh, ricerche degli, degli ultimi anni come dire, confermano appieno l'intuizione di Rudostanne. Grazie dottor Stefano Prema. Gasperi, grazie di cuore per questo suo, suo intervento è davvero molto interessante. Tra l'altro abbiamo trattato temi molto complessi, ma lei è riuscita a spiegarceli in modo davvero molto chiaro. Quindi io la ringrazio di cuore. Tornerà ancora nei nostri studi per parlare delle malattie dei tempi moderni. Ancora una volta quindi ad Universo Steiner si parlerà di eh, medicina antroposofica, ma Universo Steiner è anche pedagogia, avremo dei maestri, eh, vedremo delle attività che si fanno con i bambini e anche agricoltura biodinamica e anche alimentazione avremo uno chef che si occupa di alimentazione antroposofica e tanto tanto altro. Continuate a seguirci. Grazie per essere stati con noi. Grazie.